Allora, in pratica stamattina a San Giovanni Bosco, il pronto soccorso chirurgico è stato invaso dalle formiche. Questa è una situazione che va avanti da parecchio tempo. Prima impressione sembra pulita, il problema è che è intorno che ci sono le formiche. Cioè, diciamo, ai bordi delle scrivanie, ai bordi dei muri, là ci sono le formiche. Allora, siamo nel pronto soccorso, lato chirurgico. Osservate, signori. Guardate, queste sono tutte formiche. Cioè, altrimenti non chiudevano se era per qualche formichina, essendo che è un'invasione di formiche. Vedo stanno nascosto, guarda. Mezzo ai farmaci. A terra questa che l'ho vista, eccola qua. Vedete? Eccola dove escono. È stato chiuso, ora hanno riaperto, hanno detto che hanno pulito. Sono presente qui da circa 4 mesi e ho potuto verificare che c'è presenza di formiche. Il caso eclatante si è verificato purtroppo il 10 novembre, ma da quella data in poi sono state avvistate altre formiche in altri reparti. Abbiamo messo in atto bonifiche anche radicali, ma il fenomeno persiste perché sostanzialmente credo che sia collegato alla vetustà della struttura che non subisce interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da quanto è stato costruito il fabbricato. Sì, perché anche i dottori si sono rifiutati, ovviamente, di riaprire, nonostante ci siano ancora le formiche. Per la verità, il primario di chirurgia ha ritenuto di effettuare un intervento di disinfestazione e per questo motivo ha disposto su Asponte, la chiusura temporanea per effettuare interventi di pulizia e di disinfestazione. In quel momento non sono arrivati ammalati, non si è verificato alcun tipo di disservizio, c'è stata la temporanea sospensione dell'utilizzo di quella stanza per 45-50 minuti. Sono venuta per un dolore addominale e hanno detto che non era possibile passare alla sala accanto, cioè dalla medicina, e lei mi hanno visitato. Però dopo, successivamente, per il prelievo si doveva rientrare nella sala chirurgica, tra cui era ancora invaso dalle formiche. Io ovviamente mi sono rifiutata perché non posso fare il prelievo con invaso dalle formiche, con tutto il contesto attorno all'invaso dalle formiche. Questa notizia ha fatto il giro del web, ma c'è un consigliere comunale, consigliere regionale, pardon, che tutto sommato non fa altro che mettere su internet, sui social, questo tipo di notizia. Facendo il giro del web, molti giornalisti si sono interessati alla vicenda, ma hanno potuto notare che tutto è stato risolto nella maniera dovuta. Durante l'ispezione dei NAS, nella stanza che stamattina era stata chiusa, sono state trovate altre formiche, il che è davvero incredibile, perché è vero che questo ospedale è in condizioni molto gravi e andrebbe fatta una chiusura e ristrutturazione totale, ma è anche vero che se sono intervenuti stamattina, com'è possibile che già nel pomeriggio c'erano delle formiche? I NAS sono venuti e eventualmente l'indagine è ancora in corso, eventualmente faranno i loro rilievi e comunicheranno il senso delle loro risultanze. I NAS hanno spostato un armadietto e dietro questo armadietto c'era un piccolo focolaio di formiche che probabilmente entravano da una crepa nel muro. Hanno detto al direttore: com'è possibile che avete fatto stamattina la disinfestazione e la situazione sta ancora così? A dire la verità, gli hanno detto: lei adesso deve decidere se vuole fare una nuova disinfestazione, chiudere la stanza oppure proseguire, è una responsabilità sua. Io ho dichiarato che la struttura è vulnerabile, ho chiesto interventi concreti e risolutivi, ho chiesto un'attenzione particolare, perlomeno per i prossimi 6 mesi, anche con interventi specifici. Sono ancora in attesa.